forma della sfera è sicuramente la più facile dal punto di vista dell'immaginario, quindi è una forma primaria e quindi non c'è un intervento perché il design è tutto all'interno del materiale. Però dal punto di vista tecnico, partire da un oggetto piano e arrivare a un oggetto che ha infinite superfici è la sfida più difficile. Noi siamo partiti prima dal concetto del cartamodello, un po' come il pallone da calcio, fatto da tanti elementi che vengono cuciti assieme e diventa una sfera. Abbiamo incominciato a creare delle linee di continuità. Il sistema di costruzione legato al taglio e cucito è questo il processo che ci ha portato a fare il paralume. Il tessuto ha delle derivazioni che sono sicuramente tecniche, nasce dal mondo della vela e alla fine questo oggetto ha soddisfatto sia le performance sia le esigenze industriali e commerciali, e questo per me è un po' la base del design, cioè riuscire a fare un prodotto che sia comunque industrializzabile e non sia solo un elemento di decorazione o di poesia estetica. Ricorda queste stelle che poi noi immaginiamo come dei punti luminosi, ma in realtà sono degli oggetti che assorbono la luce del sole e ce la rimandano. Quindi non c'è l'idea di una lampadina chiusa all'interno di un tessuto, ma di un tessuto che ha una sua forte valenza luminosa. Ed è interessante vedere come quando spenta sparisce da un certo punto di vista il decoro, il ricamo, e quando poi accendendola invece diventa molto di più un segno evidente. Abbiamo una variante con il filo bianco che è tono su tono, quella un po' più poetica, quella un po' più versatile, e abbiamo anche un filo che è, diciamo, un rosso Marte, questo rosso molto intenso. Fin dall'inizio, all'interno di Foscarini, tutti hanno sposato le potenzialità di questa tecnologia e hanno immaginato le forme. Questo è stato veramente uno dei progetti in team più riusciti nella mia esperienza.